Mercoledì 26 maggio 2021, benvenuti ad una nuova edizione del TG Web di Città di Ariano. Antonio Guarini per voi in studio quest'oggi. Cominciamo l'edizione odierna con la politica. Ariano, Commissione Locale per il Paesaggio, aperte le candidature. Al via la presentazione delle candidature per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio come previsto dall'articolo 148 del disegno di legge numero 42 del 2004. Costituzione di tale commissione ha come scopo la verifica della compatibilità degli interventi alle norme di tutela del paesaggio di cui al codice dei beni culturali e ambientali. Il Comune di Ariano Irpino invita i cittadini in possesso dei requisiti necessari a far pervenire all'amministrazione entro e non oltre il giorno 8 giugno 2021 alle ore 13 l'istanza di partecipazione. Attualità, Covid, il Green Pass sull'app IO. Dal 1 luglio approda sull'app IO il Green Pass per circolare liberamente in tutta Europa. È quanto annunciato dal Ministro per l'Innovazione Vittorio Calao. Il certificato ha valenza di un anno e viene rilasciato se si è vaccinati o se si ha il certificato di guarigione dal Covid o l'esito di un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti. Il Green Pass è necessario per visitare gli anziani nelle case di riposo e servirà dal 15 giugno per partecipare alle feste di nozze. Covid e la situazione in Campania. Sono 39 i positivi registrati in provincia di Avellino nella giornata di ieri. 15 casi riguardano persone residenti nel comune di Montoro, 4 di Avella, 3 di Mugnano del Cardinale, di altri 11 comuni irpini. Sono 410 positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Campania, 291 asintomatici, 119 sintomatici, 1220 pazienti dichiarati guariti e 37 deceduti. Vaccini, la situazione in Irpinia. Il 50% della popolazione irpina ha ricevuto la prima dose di vaccino, è quanto emerge dagli ultimi dati forniti dall'ASL di Avellino. Il 20% riguarda le seconde dosi. Dalla lettura si evince che ci sono centri vaccinali in cui stanno vaccinando gli over 45 da un paio di giorni, altri in cui gli over 50 non sono mai stati chiamati neanche per la prima convocazione. Inoltre è partita la convocazione presso i centri vaccinali dell'ASL di Avellino per la categoria over 40. Parallelamente si sta procedendo al completamento della vaccinazione per la categoria degli over 50 e over 60, ma tante prime convocazioni di queste classi di età non sono avvenute. Cronaca, scuola, in Campania si riparte il 15 settembre. Secondo quanto emerge dall'incontro tenutosi tra la Regione Campania e nella figura dell'assessore regionale dell'istruzione Lucia Fortini, l'USR Campania e l'OSS, si dovrebbe rientrare in classe il 15 settembre. Le parti hanno discusso della bozza del calendario scolastico 2021-2022 per la Regione Campania. L'anno scolastico si concluderà, se la data di settembre sarà confermata, mercoledì 8 giugno 2022 con 202 giorni di lezione. Le scuole dell'infanzia inizieranno invece l'attività didattica sempre mercoledì 15 settembre 2021 per concludersi poi il 30 giugno dell'anno successivo. Mastro Berardino alla vicepresidenza di Federvini. Micaela Pallini è la nuova presidente di Federvini, l'assemblea generale dell'Associazione Confindustriale dei Produttori di Vini, Spiriti e Aceti, ha eletto i nuovi vertici. Già presidente del gruppo Spirito, Micaela Pallini succede a Sandro Boscaini che ha guidato l'associazione per due mandati dal 2014. Alla vicepresidenza della federazione sono stati nominati Piero Mastro Berardino e Aldo Davoli. Eventi, cammini della Via Francigena, appuntamento a Casalbore. Tornano i cammini della Via Francigena del Sud, con l'ultimo appuntamento previsto dal progetto in programma mercoledì 2 giugno, presso il comune di Casalbore, già rinviato a causa della recrudescenza degli eventi pandemici del periodo autunnale-invernale del 2020. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative e protocolli anti-Covid-19, cui i partecipanti sono tenuti a conformarsi. Riprende così il suo cammino con grande iniziativa nata per promuovere la scoperta delle bellezze delle valli del Miscano e del Cervaro. E concludiamo con lo sport. Calcio l'Avellino su Rai Sport. I biancoverdi tornano in campo questa sera per il ritorno del secondo turno dei playoff promozione di Serie C. I ragazzi di Mister Braia devono ribaltare lo 0-1 subito sul campo del Palermo domenica scorsa. Il calcio d'inizio del match è in programma per le ore 20:45 e ci sarà la diretta TV prevista su Rai Sport. Era questa l'ultima notizia dell'edizione odierna del TG Web di Città di Ariano. Vi ricordo che potete seguire i nostri aggiornamenti sul sito www.cittadiariano.it, sulle nostre pagine social Facebook e Instagram e sul nostro canale ufficiale YouTube. Da Antonio Guarini grazie per la cortese attenzione e vi do appuntamento sin da ora all'edizione di domani, sempre alle ore 13.